Giuseppe Amanti, direttore della banca di Cremeno, della BCC di Cremeno, la banca che ha sponsorizzato il libro sugli anni di guerra in Valsassina, anni difficili. Come è nata questa idea? L'idea è nata a seguito di una collana di libri che la nostra banca sta curando in questi ultimi anni sulla storia locale. Siamo partiti con le famiglie della Valsassina, poi abbiamo ripreso con l'ASCO il bandito della Valsassina, abbiamo ristampato il volume, poi gli statuti della Valsassina, poi i fiori della Valsassina e per celebrare degnamente il nostro 100° anno di banca, il nostro anniversario della banca, abbiamo fatto sì che andavamo a un libro un po' più impegnativo. Questi anni difficili dalla seconda guerra mondiale che abbracciano il periodo dal 1935 al 1945. Ogni anno quindi un libro da regalare ai soci della banca e alla collettività della Valsassina, sempre dedicato al territorio valsassinese. Sempre dedicato al territorio. Quest'anno è toccato ancora alla storia dopo i fiori, alla storia della Valsassina più recente, diciamo. Avete trovato molto materiale, mi dicevi, sì, al riguardo. Abbiamo interessato con delle locandine i nostri clienti se erano disponibili a fornirci del materiale che magari era nei cassetti dei ricordi dei dispersi sui vari fronti in Russia, Grecia, Albania o in Africa anche, che riguardasse il periodo appunto dalla guerra d'Etiopia sino alla fine della seconda guerra mondiale. Questo periodo storico così difficile anche in Valsassina ha avuto un tributo di sangue notevole, tant'è vero che i valsassinesi che comunque hanno dato la vita sui vari fronti, nella guerra partigiana o per altre circostanze, sono stati ben 370 e abbiamo avuto ben 42 valsassinesi morti nei campi di concentramento tedeschi. Nessuno aveva mai fatto un lavoro di questo genere, mai nessun libro c'era a riguardo. Io mi ero interessato a proposito e con dei ricercatori, degli studiosi, storici, siamo riusciti a far sì che questa idea poteva avere un suo regolare compimento. Siamo partiti oltre 2 anni fa, abbiamo raccolto materiale. Gli storici hanno fatto un lavoro enorme, e ripeto enorme, in tutti i vari archivi, che essendo un libro prettamente storico, tutti i fatti che sono narrati sono comunque suffragati da documentazione. Raccoglie tutti i paesi della Valsassina, compreso Premana, tutti, o è più incentrato su alcune zone? Abbiamo compreso tutti i paesi della Valsassina e anche Bellano, Dervio e Colico, perché la resistenza anche in quei periodi abbracciava la Muggiasca, la Val Varrone e ha coinvolto quindi un po' tutta la valle e il litorale di questi 3 comuni del lago. Ecco, è stato un libro decisamente impegnativo. 2 anni è durata la gestione. È un libro di 630 pagine, ci sono tante foto, tanti documenti fotocopiati, anche reperiti presso l'archivio centrale tedesco di Bad Arolsen in Germania. Lì appunto abbiamo avuto la possibilità di capire i nostri convalligiani in che periodo sono stati nei campi di concentramento, i vari spostamenti e chi ha purtroppo lasciato la vita, c'è la data di morte e il campo di concentramento dove appunto sono morti. A presentare il libro sarà un ospite d'eccezione come Anna Weiss. Sì, Anna Kugler Weiss è una scrittrice conosciuta a livello mondiale, è la direttrice del Museo della Shoah di Nazareth Illit, è un personaggio storico, possiamo dire, della materia e ha vissuto sulla sua pelle la tremenda esperienza di Auschwitz. Infatti è stata deportata, sedicenne, nel maggio del 1944 ed è stata liberata il 27 gennaio del 1945 dalle truppe sovietiche, quando hanno liberato appunto il campo di sterminio di Auschwitz
e per quello che è nato il giorno della memoria, che da alcuni giorni e alcuni anni anche in Italia viene ricordato. Ci sarà anche Pino Galbani, un altro reduce dai campi di concentramento. Pino Galbani, anche lui è un reduce dal campo di Gusen-Mauthausen, è un dei 26 deportati di Lecco e ne sono ritornati solo 6 al termine della guerra. 20 purtroppo sono morti nei campi di concentramento nazisti. Sono stati apportati a seguito dello sciopero nazionale indetto il 7 marzo del 1944 a Lecco. Infatti il Bertacchi, la sala è dedicata al 7 marzo, il giorno in cui sono stati prelevati gli operai e portati appunto in Germania, tra cui Pino Galbani. Pino Galbani, che è uno dei pochi superstiti, allora aveva 16 anni anche lui, quindi molto giovane. Ecco, per tornare invece a Navais, da questa drammatica esperienza di deportazione ha avuto la morte immediata la sorella minore, la mamma e i nonni materni. Il giorno stesso dell'arrivo ad Auschwitz sono stati immediatamente trucidati. Tiziano Tagliaferri e Gabriele Fontana sono i due autori materiali, insieme a un'altra signora, della voluminosa pubblicazione di 630 pagine. No? Come si è svolta la vostra ricerca? Oddio, da parte mia è stata una cosa, diciamo, quasi casuale. Stavo già facendo delle ricerche in materia per ricercare mio nonno, che era scomparso in Germania, non sapevo bene dove, eccetera. Allora ho cominciato a fare delle ricerche personali. Queste ricerche poi ti portano a conoscere un sacco di persone, un sacco di luoghi, tra cui ho conosciuto Gabriele, che ha cominciato a darmi le prime dritte. E mi aveva chiesto se potevo collaborare e mi aveva spiegato appunto che stavano facendo questo libro, eccetera, e ho accettato di buon grado perché ho visto che comunque il lavoro da svolgere era molto, e così sono entrato in questo circolo, che è stato un lavoro maestoso. E niente, io sono entrato così, ho fatto la ricerca per quanto riguarda il comune di Pagnona, qualche cosa di Premana sulla Val Varrone, eccetera, abbiamo sondato archivi, intervistato persone. Hai chiesto anche all'Antonio Bellati, che aveva già scritto un libro su Premana? Ho chiesto all'Antonio Bellati, che mi ha dato delle ottime notizie, mi ha dato delle buone dritte. Mi sono rifatto anche a quello che ha scritto lui, abbiamo parlato diverse volte e sì. A Premana diciamo che c'era già una tradizione su questi argomenti. Sì, il mio ricerca. Lavoro su Premana è stato molto marginale, semplicemente è servito per approfondire delle notizie, oppure c'era magari il deportato che figurava con un cognome diverso, una data di nascita diversa. È servito più che altro per fare delle correzioni a quello che avevamo già. Invece Gabriele, già da anni, da Osnago per Lampi, ti occupavi della resistenza in Valsassina. Questa volta hai deciso di fare un lavoro più ampio. Sì, io ho iniziato nel 2004 a occuparmi di resistenza in Valsassina. Invece questa volta, grazie all'appoggio incondizionato del ragioniere Amanti, abbiamo deciso di provare a fare una cosa diversa dal solito. Che voleva dire non parlare di un argomento ma parlare di un periodo e soprattutto cercare di dare un volto e un nome a volte anche a chi in quel periodo perse la vita in Valsassina. Non solo in Valsassina, ma la scoperta grossa è stata che i valsassinesi nei fatti perdono la vita nel mondo, perdono la vita nell'Oceano Atlantico, come perdono la vita nelle steppe russe o nei deserti africani. Per fare questo lavoro io ho radunato un gruppo di persone, la signora Vilma Milani e suo marito Massimo Lazzari hanno lavorato sulla zona di Vendrogno, una signora ha fatto invece, che è Claudia Neri, ha fatto tutta un'indagine negli archivi di Stato di Como, di Milano e in Germania, e invece un altro giovane di Ballabio, Gabriele Alberto Garavelli, ha fatto invece tutta l'indagine negli archivi comunali di alcuni paesi della Valsassina. La mole di lavoro che abbiamo fatto è tante, i documenti che abbiamo trovato sono tanti,
ma soprattutto è stato molto bello vedere come i parenti dei Vassassinesi hanno contribuito in maniera fattiva, cioè non abbiamo trovato porte chiuse, sguardi di traverso e altre cose, invece abbiamo trovato una partecipazione corale a questo lavoro. Qui c'è stata una collaborazione anche nel presentarvi il materiale che avete utilizzato. Allora, ci sono state due cose fondamentali. Uno è il fatto che Ragioniere Amanti ha trasformato il suo ufficio in un deposito archivistico, cosa non da poco. E l'altra è il fatto che le persone, i parenti e anche coloro che ancora oggi sono in vita, hanno partecipato in maniera corale, ci hanno portato tanto materiale, davvero tanto. Anche sui tempi della guerra, a parte la resistenza di soldati vassassinesi. Diciamo che noi abbiamo coperto come documentazione tutto l'arco che va dalle guerre in Africa orientale nel 1935, agli ultimi episodi del 46 addirittura, no? Ecco, abbiamo coperto con documentazione sia fotografica che documentaria, no? Abbiamo scoperto i diari, per esempio, cose molto particolari, ma abbiamo scoperto soprattutto che la guerra ha colpito tutti, le guerre hanno colpito tutti e tutti in qualche modo servono un ricordo di questi tempi bui. I vassassinesi erano più che altro nel corpo degli alpini o anche in altri corpi militari? Allora, la maggioranza di loro erano nel corpo degli alpini, la maggioranza di loro sono in Russia e sono poi formeranno poi quella che è la base per le brigate di montagna. Ci sono anche vassassinesi che sono in altri corpi. E per esempio la cosa più curiosa per me è stato trovare i vassassinesi sulle navi e sui sommergibili. Sui sommergibili, sì. Addirittura. Sì, 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 sì. Ci sono probabilmente Tremenico, Sueglio e quei posti lì sono luoghi che vengono considerati ancora in riva al lago di Como. E quindi i marinai, a Bellano c'è l'Associazione Marinai d'Italia, vengono mandati sulle navi e sui sommergibili. Alcuni di loro ci lasceranno la pelle. Il caso più classico che io mi ricordo sono i fratelli Inverni. I fratelli Inverni, uno verrà fucilato a Fiume Latte e l'altro invece perderà la vita in mare su un cacciatorpe di niente. E invece in Russia quanti vassassinesi sono andati in Russia all'incirca? Difficile dire quanti sono andati. Si possono fare dei numeri sui caduti e dispersi. Difficile dire quanti sono andati perché andare a fare le guerre, altra sorpresa che c'è stata, non ci sono solamente, chiamiamoli, militari di leva, ci sono i volontari. E non ci sono i volontari solo nelle camicie nere, ci sono i volontari anche nel corpo degli alpini. Il battaglione sciatori Monte Cervino è un battaglione formato prevalentemente da volontari. No? I caduti sono tanti, quantitativamente sono circa una settantina che lasciano la vita nelle steppe russe. No? La maggioranza di loro cade durante la ritirata e soprattutto attorno alla fine di gennaio del 43, che è la famosa sacca di Nikolaevka, dove riusciranno a uscire. Parecchi di loro che sono dati per dispersi abbiamo trovato dove hanno lasciato poi dopo la vita. Molti vengono portati in campi di prigionia sovietici e lì poi dopo alcuni di loro lasceranno la vita. Questi erano tutti alpini del 5° reggimento, battaglione Morlino. Qualcuno magari è tornato a casa anche dopo qualche anno dopo la fine della guerra, come in un famoso film sui girasoli, o non avete verificato casi del genere? Allora, ci sono casi di morti dopo la guerra. Io di prigioniero in Russia rientrato ne ho trovato uno solo e che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso. Ma lui era rientrato normalmente a fine della guerra.
altri, ci sono dei morti invece dopo la guerra, ci sono dei morti nel 48, ci sono dei morti nel 50 e sono tutti uomini che muoiono in seguito alle vicissitudini che hanno avuto durante la prigionia. Ok, grazie a tutti e tre, ci rivediamo il 28 gennaio allora. Vabbè.